Bisogna avere il coraggio, non soltanto, di, fare i grandi bei discorsi dei grandi leader internazionali che ci raccontano che bisogna combattere il terrorismo, che ci raccontano che sono in prima linea nel combattere il terrorismo, ma incominciare ad agire in modo concreto, che non vuol dire soltanto forti interventi, per esempio, noi continuiamo a sostenere che è inaccettabile che continui a persistere con, dibattiti fra i vari paesi, il quartier generale del terrorismo. Dove si finanzia vendendo petrolio, dove si finanzia vendendo opere d'arte, dove addestra terroristi, dove addestra kamikaze, dove organizza i propri uomini per andarsi a farsi esplodere ed uccidere civili. In secondo luogo, e penso che in questo ci sia ancora maggiore inefficienza da parte della comunità internazionale, isolare e prendere forte posizioni contro quei paesi che direttamente o indirettamente finanziano il terrorismo internazionale. Noi non possiamo più accettare che ci siano paesi considerati amici che sono fortemente sospettati, utilizzo addirittura questo dubitativo così da non essere troppo tranchant, fortemente sospettati però di essere collusi e vicini al terrorismo. Non si può mettere sanzioni soltanto a paesi perché è utile all'interno di una geografia di carattere puramente economico mettere in difficoltà quei paesi. Le sanzioni, i blocchi e la fine di relazioni bisogna metterle su quei paesi che aiutano il terrorismo. Queste sono le scelte da fare. C'è chi difende soltanto i gasdotti, io penso che bisogna difendere anche la vita delle persone. Non credo che ci sia qualcuno che Un po' direbbe il più contrario, complicato. Beh, direbbe il contrario, però non è è proprio molto così. Non è complicato. proprio così. Mi sembra che quando c'è stato anche da fare interventi per difendere fonti energetiche, magari di interesse di qualche grande multinazionale, c'è stato un intervento senza neanche l'avallo di comunità internazionali. Senza neanche l'avallo di comunità internazionali. Quando c'è stato da intervenire, non soltanto per evitare attacchi terroristici in Europa, e abbiamo visto i drammi che hanno fatto, ma anche per difendere quelle popolazioni che hanno il diritto di vivere nel loro territorio, di non essere estirpati dal loro territorio, là sono cominciati i grandi dibattiti. Discutiamo se andare, se non andare, chi è il buono, chi è il cattivo. Il cattivo sono i terroristi, lo diciamo, dopodiché c'era un paese più vicino, un po' meno vicino, ma adesso dobbiamo individuare il nemico che è il terrorismo internazionale, chi finanzia il quartier generale del terrorismo che si chiama Stato Islamico.